Fabio Pioli di CFA Online. Buongiorno Fabio. Buongiorno Denise, buongiorno agli spettatori. Buongiorno. Allora, appunto, come anticipato, siamo nella nostra settimana monotematica, Trading Week, quindi ti faccio come di consueto la domanda che abbiamo fatto a tutti i nostri trader in questa settimana: quali sono secondo te le tre regole d'oro per fare trading? Ah, allora, sono molto definite. Una riguarda la psicologia, quindi andare a conoscere se stessi come reazione al comportamento che si terrà ogni volta che si avrà un'operazione. La seconda è il money management, quindi padroneggiare il controllo del rischio. E il terzo è avere un metodo affidabile, funzionante, sul quale appunto puntare per guadagnare costantemente. Sono solo queste, prendono tutto il panorama, a mio avviso, di quello che si può conoscere e sono molto importanti da individuare e da lavorarci sopra per appunto, padroneggiare tutte in maniera molto più distinta e efficace. Ecco, ovviamente senza svelare i trucchi del mestiere, perché insomma sono cose che sappiamo non si dicono, spiega un po' ai nostri telespettatori qual è il tuo metodo di fare trading. Il mio metodo di fare trading è un metodo trend following, quindi aspetta che il mercato già abbia dato una manifestazione o rialzista per entrare long o ribassista per entrare short. Quindi viceversa, non è un metodo, scusate, contro trend, quindi non cerca di prendere ad ogni costo i minimi perché questo riduce le probabilità. Il vantaggio di un metodo trend following è che rotte quelle resistenze per le quali si può comprare, allora le probabilità di successo sono molto alte, riescono a superare l'80% di avere un guadagno nell'operazione. Quindi su 10 operazioni si avranno sì 1 o 2 operazioni in perdita, ma se ne avranno 8 o 9 inutili. E questo è il vantaggio di un metodo trend following e che prenda i trend quando questi sono già confermati. Ecco, secondo te per qualcuno che vuole approcciarsi al trading, insomma, che è quindi alle prime armi, quali sono secondo te gli errori, in cui è più facile ricadere e quindi a cui bisogna stare attenti? La cosa principale è formarsi un metodo, quindi il maggiore errore che fa la stragrande maggioranza delle persone che non arriva a superare è testare in tempo reale, quindi cominciare a fare un'osservazione e questa riescono a farla tutti dopo un po' di tempo e poi testare questa ipotesi direttamente sui prezzi. Quindi non fare un processo inverso di test sul passato che corrobori oppure invalidi l'ipotesi, ma testare in tempo reale. In questo modo diminuiscono moltissime le probabilità di riuscire a trovare qualcosa, perché perdono molto tempo, molti giorni, molti anni testando qualcosa che magari non funziona, poi abbandonano, magari qualcosa che funziona. Invece andare sul passato, come ho fatto io negli anni iniziali, perché sono 25 anni che lavoro sul mercato, ho iniziato a testare qualcosa che mi sembrava potesse funzionare sul passato, cioè sui prezzi storici antecedenti. Poi, piano piano, sono riuscito a capire quello che funzionava, ho selezionato ed è rimasto il meglio, quello che funziona alla grande, funziona veramente con probabilità immensamente grande. Ecco, quindi secondo te è fondamentale non fare mai troppo affidamento su quello che è successo in passato, ma guardare sempre quali potrebbero essere i trend del futuro? E no, è il contrario, Ah, bisogna fare affidamento su quello che è successo in ok, passato perché perfetto. il mercato si ripete, quindi fare un test sul Certo. passato, molto affidabile perché le oscillazioni, le persone non cambiano, gli attori del mercato, i partecipanti al mercato non cambiano come psicologia e quindi fanno sempre le stesse cose e sempre gli stessi errori. Ad esempio, con riferimento ai movimenti che ci sono in questo momento, non si aspettano che ci sia volatilità. Quindi i comportamenti sono sempre uguali. Andarli a vedere nel passato tramite i prezzi, che poi condensano fanno la summa di tutti questi comportamenti, è molto molto importante, perché avrai garanzia che se qualcosa ha funzionato ripetutamente, costantemente,
negli anni 1990, negli anni 2000, negli anni 2010, funzionerà anche nei prossimi anni. Ecco, andiamo invece quindi a fare una panoramica sui mercati per quello che è successo nella giornata di ieri. Secondo te come si stanno muovendo i mercati? Secondo te l'annuncio della BCE riguardo appunto al tasso dell'inflazione al 2%, ma anche appunto altri avvenimenti che sono avvenuti nella giornata di ieri, come lo stato di emergenza delle Olimpiadi, hanno insomma modificato qualche tendenza sui mercati? Ne abbiamo discusso anche in trasmissione recentemente. C'era sul mercato proprio una forma tecnica e dei livelli attrattivi che hanno fatto proprio la storia, riferendoci a quello che di cui parlavamo prima, di questo movimento che c'è stato ieri. Infatti c'è stato sul mercato italiano, e sì, lo si può vedere chiaramente anche adesso sul grafico giornaliero, una figura a bandiera, un flag sul grafico giornaliero, che ha ridotto le quotazioni, ha fatto una falsa rottura rialzo e poi ha fatto la continuazione fino ai livelli di supporto di 24.300. Quindi per adesso tutto appunto da manuale, tutto in base alle leggi immutabili del mercato che si sono realizzate anche stavolta. Siamo andati finalmente sui supporti che prima erano 24.000 per quanto riguarda l'istituzione italiano, e poi adesso a 24.300, e lì ci siamo fermati. Adesso sarà importante capire se da lì si ripartirà al rialzo per un trend di lungo periodo che finalmente potrà superare i 25.500, però questa volta in maniera vera e definitiva, sì, o viceversa se staremo nella laterale decennale tra 25.000 e 14.000 e andremo addirittura al rialzo, magari 19.000, 18.000 o altri prezzi. Chi sarà la decisione? Perfetto, per quanto riguarda il mercato americano invece secondo te noti qualche tendenza particolare? Che ovviamente il mercato americano che sappiamo che ultimamente sta tendendo al rialzo, però ci sono veramente tanti fattori che in questo momento possono influenzare i movimenti, quindi come vedi il mercato americano in questo momento? Sì, premetto una cosa che non ho detto prima, ossia che l'indicazione, essendo un consulente finanziario autonomo o indipendente, le indicazioni che si vanno a dare sono semplicemente a scopo di marketing, certo, perché non sono redatte secondo principi giuridici che tutelano la ricerca degli investimenti e nella diffusione delle negoziazioni tra diffusione di queste notizie, anche di queste strategie o degli investimenti. E siamo sulle resistenze anche sul mercato americano, quindi è vero che ha una parvenza di forza che ieri è stata intaccata, però potrebbe essere soltanto una parvenza, in quanto ci muoviamo sempre su livelli di resistenza, quindi di obiettivi. Qui al primo segnale negativo potrebbe scattare un'ondata di vendite di medio, di breve o di lungo periodo, che potrebbe portare i prezzi o a un ritracciamento di medio, di breve o di lungo periodo. Quindi non mi fido ad acquistare qui in sostanza, okay. Secondo me non è la cosa giusta acquistare qui. Mettersi short, come dicevamo prima in premessa, non fa parte del mio metodo, quindi mi impedisce anche di prendere delle fregature, cui il mercato continua a salire in maniera anche un po' inaspettata, ma sicuramente comprare non è la strategia che mi sembra corretta da suggerire. Meglio essere attendisti, valutare anche qui se ci sarà uno storno, se c'è stato un serio, se c'è stato un mercato italiano, e allora a quei livelli poter ricominciare a essere compratori. Ecco, riguardo a quanto è successo ieri, insomma l'annuncio improvviso della BCE e di Lagarde di attuare questo 2%, 2% simmetrico e quindi attuare una strategic review che non avveniva da ben 18 anni, te l'aspettavi questa decisione? Ma per la verità io come professionista del mercato finanziario, come professionista dei prezzi, non penso che ci siano notizie esterne che possono intaccare le oscillazioni naturali dei prezzi.
non sapevo neanche, come dico sempre, che la Lagarde parlasse ieri, okay. e non c'è stata nessun tipo di oscillazione che ha stupito in base a quelle parole. Poi ovviamente si può collegare ogni oscillazione ad ogni cosa, però dal punto di vista grafico, se uno come me non guardasse le notizie, noterebbe una razionalità molto forte nel movimento che c'è stato ieri rispetto alle premesse, a quello che è stato anticipato dal grafico stesso. Ecco, quali sono secondo te allora i settori in questo momento su cui concentrarsi particolarmente, che in questo momento stanno performando meglio? Allora, a mio avviso bisogna vedere alcuni industriali o anche qualche servizio finanziario. Come industriali sto guardando A2A, sto guardando Leonardo Finmeccanica, sto guardando Enel. Come servizi finanziari sto guardando Poste Italiane. Questi potrebbero essere interessanti subordinatamente al fatto che si superino alcuni livelli che possiamo anche andare a vedere. Ad esempio, per quanto riguarda Leonardo Finmeccanica, ad avviso il livello di superamento deve essere il 6,98-7 euro, e quel livello può essere interessante per un'entrata a rialzo. Quindi rispetto ai valori, come dicevo, adesso invece siamo a livelli inferiori, 6,68, ma se fosse una forza, che per come dicevo con il mio metodo è meglio aspettare una forza per prendere un trend già confermato, se si arrivasse a 6,98, se si superasse 6,98, Leonardo Finmeccanica sarebbe veramente un ottimo titolo da inserire nel portafoglio in un'ottica quantomeno di qualche giorno, se non di qualche settimana, perché il trend diventerebbe rialzato. Allo stesso modo Poste Italiane potrebbe avere una situazione analoga, anche questo è un titolo che è sceso molto giustamente, non bisogna avventurarsi, è stato sbagliato avventurarsi a comprarlo perché il trend era negativo, sarebbe sbagliato a mio avviso avventurarsi a comprarlo anche qui. Viceversa, se si superassero nuovamente i livelli di resistenza che io vedo a 11,45, allora sarebbe molto interessante poter comprare anche il titolo italiano. Ok, ti faccio una domanda invece, come vedi i titoli tecnologici, perché anche questi stanno avendo un andamento molto, molto incostante. E ieri ad esempio Apple ha ceduto lo 0,92, però insomma in generale stanno avendo un andamento molto incostante. Vediamo Netflix ha ceduto lo 0,97, Facebook l'1,38, Microsoft lo 0,90. Come vedi questo settore? È molto interessante questo settore in questo momento, perché è sotto la lente di ingrandimento di molti piccoli investitori, okay, che hanno perso i movimenti precedenti o l'hanno presi assolutamente in maniera frazionale e vorrebbero buttarsi sull'ultimo cavallo vincente. Il problema è che sono saliti molto e quindi sono arrivati anch'essi in una fase di matura, una fase molto matura. Qui c'è chi, come probabilmente grosse banche, li ha in carico a prezzi decisamente inferiori. Quindi le scelte di portafoglio di queste grosse banche potrebbero essere assolutamente contrarie a quelle del piccolo investitore che invece vorrebbe partecipare ad una festa alla quale non è stato finora invitato. E quindi potrebbe essere un problema. Cosa voglio dire dal punto di vista grafico? Voglio dire che gli spazi di discesa per questi titoli, come sono saliti, sono molto ampi. Quindi, ad esempio, su Apple mi potrei aspettare che il titolo possa andare ad appoggiarsi quantomeno sui $236, quotando adesso 140. Ok. Una domanda invece in chiusura su il settore petrolifero, perché insomma è stato un anno molto positivo il primo semestre per il settore petrolifero, tutti i titoli che hanno guadagnato rispettivamente il 48% e il 37%, però anch'essi sono caratterizzati da una forte volatilità. Abbiamo visto che ieri insomma, l'andamento del petrolio e il prezzo del WTI, per esempio, dopo che ha toccato il prezzo di $76,98, è sceso a $72,94, quindi una forte volatilità. Come vedi questo andamento, soprattutto alla luce del fatto che c'è anche discordia sui livelli di produzione?
Per quanto riguarda il settore petrolifero, ha l'elemento petrolio che gioca a favore, però ha anche l'elemento energie alternative o rinnovabili, che è l'indirizzamento che c'è a livello mondiale per quel tipo di strategia energetica che potrebbe giocare contro. Infatti abbiamo visto che titoli guida del mercato italiano come Eni nella giornata di ieri hanno perso molto più di altri, e in linea generale un titolo come Eni non è mai diventato rialzista di lungo periodo, al contrario di altri titoli finanziari, industriali come Fiat e altri titoli che invece lo sono diventati. Quindi ha avuto comunque una debolezza relativa rispetto ad altri titoli o ad altri settori, che forse è data dal gioco congiunto sia del fattore petrolio positivo, però anche del fattore prospettico di un campo energetico che diventa sempre meno dipendente dal petrolio e più orientato verso l'alternativa al petrolio. Quindi lo vedrei un po' più debole, francamente, rispetto ad altri settori. Ok, perfetto. Ultima domanda prima di chiudere questo blocco. Come vedi la situazione in estate? Perché sappiamo che l'estate porta sempre un po' di andamenti instabili, un po' di volatilità sui mercati proprio dovuta ai volumi più bassi. Come vedi quest'estate alla luce proprio di tutto quello che è successo in questi mesi? Sì, è vero, se ci sono volumi più bassi ci sono andamenti instabili effettivamente d'estate. Questo ha sempre provocato due cose completamente opposte. O abbiamo visto e assistito a estati completamente piatte, quindi con prezzi che non si muovevano, o viceversa abbiamo assistito, come mi ricordo nel 2015, ad estati in cui i prezzi sono esplosi, sono andati in quel caso fortemente giù, in questo caso magari fortemente su o fortemente giù. Personalmente un certo tipo di volatilità me l'aspetterei francamente, quindi rimango molto attivo anche questo luglio, questo agosto e questa metà settembre, perché abbiamo avuto un po' di volatilità in questi ultimi giorni / settimane. Potrebbe essere un indicatore che la volatilità magari è diventata un fattore principale del mercato da questo momento in poi. Ci troviamo anche su supporti, come dicevamo, importanti, quindi significativi, che potrebbero essere tenuti, rotti, ma comunque che rappresenteranno una scelta importante in lungo periodo. E quindi sto più a scommettere su un certo tipo di volatilità, piuttosto che il contrario. Staremo a vedere il mercato cosa sceglierà. Perfetto, io ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, per il tuo approfondimento sul trading. Noi ovviamente continuiamo la nostra diretta. Grazie Fabio. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.